Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati su Imperator Rome. Sono passati molti mesi e solo adesso che ho di nuovo l'occasione di potermi rimettere qua a giocare con voi Imperator Rome, anche perché come qualcuno di voi già sa, ho avuto, cioè in questa partita dei salvataggi sono in locale che erano stoccati in un computer che non avevo a mia disposizione durante tutto il periodo del lockdown e anche oltre. Per cui è stato abbastanza complicato, diciamo, ritornare qua. E dopo tutti questi mesi torno su Imperator Rome perché quella serie era ormai quasi finita e mi sembra importante comunque dare una conclusione, visto che mancano forse un paio di episodi prima che si concluda il tutto. E niente, io non mi ricordo più assolutamente nulla, se non il fatto che eravamo in guerra con la Mauria, che era quel mega ciccione nemico vicino, scomodo, eccetera eccetera, di cui avevamo assediato buona parte dei territori per riuscire ad arrivare a ottenere la decisione, che non mi ricordo neanche più dove sia, decisions, di riunire l'impero di Alessandro. Ci mancano per fare tutto ciò tre province che appunto speriamo di riuscire a ottenere con questa pace, che sono Alexandria Caucaso, Taxila e Alexandru Limen. Allora, Alexandru Limen anche ce l'abbiamo quasi assediata, mi sa. Sì? Ok, cioè abbiamo le truppe che stanno andando. Qua avevamo appena preso il forte, mi sono riguardato lo scorso episodio per riuscire a capirne qualcosa di più. La Mauria ha tantissima gente con cui ci sta rompendo davvero le scatole anche in queste zone qua. Qua ci sono tantissime persone. Devo cercare di mandare truppe come se non ci fosse un domani. Non mi ricordo se qua... Sì, ok, ne avevo già mandate un po'. E ce ne avanzano non più tantissime, perché purtroppo questa guerra è stata davvero molto molto complicata e molto dispendiosa da tutti i punti di vista. Perché sia come... sia come... prendiamo anche il forte, va. Sia come attrito che come battaglia abbiamo perso davvero tantissima gente. E quindi andiamo via per piacere, se possibile. Ah, questi stanno arrivando qua in supporto. E speriamo in bene. Perché qua tra l'altro devo andare a riprendere questo che mi hanno rubato. Altra gente si sta muovendo in su. Speriamo per riuscire a contrastare questi altri che stanno arrivando davvero 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 in forze. Niente, sarà un po' tutto da vedere. Mi sa che mi conviene mandare giù anche i mercenari per mantenere lo status quo che siamo riusciti ad ottenere in questa zona, anche perché la striscia di terra è davvero molto 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 risicata e rischiamo davvero di perdere tutto da un momento all'altro. Ecco, tipo adesso. Posso solo sperare che questi arrivino troppo tardi e che la battaglia sia già abbastanza conclusa a quel punto, perché sennò altrimenti rischiamo davvero forte. Allora, qua questi li avvicinerei in su, perché tanto comunque stanno arrivando altre forze. Allora, la sede di Capissa è qua, abbiamo vinto. Ok, allora qua abbiamo vinto e gli altri dovrebbero schiantarcisi contro. L'assedio, ok. Quindi qua siamo abbastanza tranquilli. E manderei questa gente qua. Giusto per essere un po' più tranquilli sul presidio di... qua ho due eserciti. Selezioniamo quello piccolino e lo mandiamo avanti. Uno per prendere meno attrito e due per... avanzare un po' più rapidamente. Questi li terrei qua perché non so assolutamente nulla di che cosa succederà in queste zone. Io spero di riuscire ad arrivare a Taxil in modo più o meno tranquillo, però non è detto che si verificherà così. Allora togliamo le marce forzate, perché sappiamo che recuperano molto più lentamente se hanno le marce forzate. Allora, qua ci sono due eserciti che stanno salendo in su e speriamo di stabilizzare un po' la situazione. Qua stanno salendo su abbastanza rapidamente. Allora, vediamo un attimo se qua possiamo stare tranquilli. Aia,
Aia, aia, c'è della gente qua che viene a rompere le scatole. Qua non abbiamo neanche, tra l'altro, delle truppe di supporto. No, c'è qualcuno. C'è qualcuno che può, in caso, venire in difesa. Non ci servono queste zone qua, però spero che, appunto, non ci si renda necessario il dover intervenire. Avevamo preso questa zona qua più che altro per evitare che ci prendessero alle spalle, ma... dovremmo riuscire a gestire il tutto, insomma. Questi li faccio avanzare in qua. Qua com'è la situazione? Ok. Non buona per niente, perché ci stanno prendendo questa zona qua. E mi sa che... Ok. Andate qua, ecco, tutti e due qua. Devo cercare di... Cosa è successo? Ok, abbiamo pizzicato quelli là che erano sfusi. Questi dove stanno andando? Stanno andando in là. Andate fin qua, ma togliete pure le marce forzate. Questi vanno là e questi vanno... Fermatevi qua. Questi dove ho detto? No, già quelli si fermano qua. Allora si facciamo qua. Qua. E là. Ok. E questi... Sì, fermatevi qua, adesso vediamo un attimo poi come ridistribuirli. Allora, c'è un sacco di gente che ci vuole offrire delle robe. Qua, decliniamo tutto, al momento non abbiamo bisogno di soldi. Non ho voglia di mettermi là a valutare un po' tutte le situazioni, una per una. Allora, io spero davvero tanto che qua non mi appaia qualche truppa particolare loro, perché sarebbe davvero problematico. Allora, ci sono dei mercenari, ma non mi riguarda al momento. Vediamo un po' com'è la situazione. Allora, sto massacrando quei 3000 là e non dovrebbero darci troppi problemi. Non so se salire su con... Sì, mi conviene salire con questi 20000 a dare maggiore supporto. Se si rendesse necessario. Allora, non voglio impegnarmi tutte le... Ok, niente, voi fermatevi. Voi dividetevi. Uno va qua, l'altro va là e qua anche. Prendiamone soltanto uno che sta in questa zona. Ok, il problema è che sto prendendo attrito da tutti i fronti. Praticamente è vero che ho ancora manpower. Tra l'altro sta crescendo il manpower. Ah, buono, però ho bisogno di 35000 uomini che vadano a rinforzare i miei eserciti e non arriveranno mai tutti quegli uomini. Allora, tra l'altro Alexandria Caucasus, ad Alexandria Limen, Alexandru Limen, com'è messa qua? Alexandru Limen ce l'abbiamo, quindi vediamo un attimo se dalla pace ci consente di... Questo non ci interessa, no. Allora, via, questi non ci interessano, vogliamo arrivare solo fino ad Alexandru Limen. Ok, ce lo accettano. Però qua perché ci ha spezzato tutto il discorso. Allora. Allora, qua non è necessario avere tutto. Togliamo pure questi qua. Poi in caso li aggiungiamo più tardi, ma... Al momento teniamoci solo la striscia che ci permette di arrivare a... ad avere i territori che ci interessano. Poi speriamo di riuscire a difenderli, ma in realtà la pace sarà poi a sufficienza, sarà lunga a sufficienza probabilmente per permetterci di finire il gioco, perché il prendere Gregoriano BCE. Allora, tra l'altro scusatemi, io devo riabituarmi a tenere la testa ad un'altezza da webcam. Ok, la Misia ha dei problemi interni, ma non ci interessa particolarmente, va bene, dai.
la Frisia, che ormai è diventata una robina da nulla rispetto a quando avevamo iniziato la partita. Ma controlliamo solo... Ah, guarda qua che mi stanno venendo addosso. Se pareva, se non vanno a creare guai qua. Che altro... Qua cos'è successo? Ma si stanno spostando un po' a caso, ma non sto capendo bene che cosa vogliono fare. Speriamo nulla di troppo problematico per i nostri... Ok, e allora arrivano a Taxil. Se tutto va bene, questi due assedi e abbiamo concluso la guerra. E poi appunto, vada come vada. Aia! Fortuna che ho mandato quelli, ma a che ora arrivano? A che ora? Che giorno? Ok, sono già arrivati, ottimo. Benissimo, benissimo, benissimo. Ah no, ne stanno arrivando altri. Ne stanno arrivando altri, via Forced March, là. Non possiamo permetterci di abbassare la testa proprio ora. Ok, niente, ce l'abbiamo fatta, ma arrivano gli altri che potrebbero farci davvero tanto male. Speriamo che riescano a resistere almeno quanto ci basta per sconfiggerli. 40.000 mareu. Ok, dovremmo sopravvivere. Qua come siamo messi? Allora, quella prima di Taxil è presa. Ci manca solo Taxil stessa. E poi appena abbiamo Taxil chiuderei con una pace che ci dia il più possibile, senza esplodere magari di over expansion. Adesso ce l'abbiamo. Aggressive expansion a 5-16, che non è... è bassissimo, ma non è di sicuro alta, per cui... Cosa? Abbiamo vinto subito? Li abbiamo distrutti così subito? Che cavolo è successo? Andiamo via con un po' di gente, perché sennò qua ci prendiamo un attrito che lascia stare. Allora, qua altri, spostatevi qua, Demetrius, va bene. No, 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 no. Ah, è che stanno arrivando altra gente. Aspetta, vediamo se... Taxil ce l'abbiamo. Abbiamo Taxil. Niente, pace fatta. Pace, vada, vada per la pace. Ci dà tutta quella regione? E ci accetterebbero tutta questa roba qua? Oh, dacci tutto quello che puoi a sto punto. Sempre se non esplodiamo di... quanto prenderemmo? ...57 di aggressive expansion diventa davvero tosto però da gestire, per cui facciamo che... allora, là... Qua togliamo tutto quello che non è necessario, eh? Questo via... Che già 50 è... considerevole. Via Shetur... No, questi però ci servono. Dai, devo rimettere tutto. Ma quello no. Allora, via. Qua, 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 qua. Alexandria, Caucaso. Caucaso. Puff, puff, puff. Taxil. Qua vediamo se fosse così a 47. Allora facciamo che togliere tutta quella roba là che non ci serve. Teniamo solo la striscia per evitare di esplodere di over expansion, di aggressive expansion. E anche qua togliamo un po', tanto non ci serve. Più piuttosto, allora, scusa, Alexandru Limen c'è. Piuttosto se ci accettano questa... Ah, questa no? No, l'hanno liberata di nuovo, non mi dire. Ah no, perdono, perdono, perdono. No, 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 andate via. Tanto quello teoricamente dovrebbe... Ma chi se ne frega, scusate ragazzi, chi se ne frega di quello? Prendiamo quel che è. Al massimo consolidiamo questa zona qua.
43, se mettiamo tutto qua quanto arriva? 45, riusciamo a reggere con 45. Dovremmo. Allora, decisioni sono. Controlliamo, perché non voglio fare cavolate. Taxil, Alexandria Caucaso e Alexandru Limen. E noi nella nostra pace. Allora, Alexandru Limen. Alexandria Arcosio, Alexandria Opiane, Alexandria Caucaso e Taxila. Taxila. Ok. Pronti? Vada. Non riesco neanche a chiuderlo, tante province abbiamo preso. Ok. Continua a essere troppo basso rispetto al webcam. Ok. Ok, allora adesso dobbiamo far ritornare tutta la gente in patria il più vicino possibile. E allora, vediamo un po'. Ma questi rientrate qua. Questi andate qua, questi andate qua. Poi dopo cercherò di metterli dove non prendano troppo attrito. Ce n'è altri in giro, allora, quelli esiliati là li stiamo riportando a casa. Questi anche, ok. Allora, facciamo subito la decisione. Pronti? Questo è l'ultimo momento in cui vedremo l'Egitto come Egitto. Tra l'altro si è spostato il titolo là, perché abbiamo spostato i nostri possedimenti più verso l'est. Credo che nessuno possa tenerci testa ora come ora, anche se probabilmente qua come punti è, infatti non ci dà neanche particolarmente alti. Roma si è espansa molto, Cartagine si è ristretta parecchio. Diciamo che possiamo essere comunque considerati vincitori di questa partita, perché anche chi era militarmente più importante in questo momento non conta nulla rispetto a noi. E detto questo, pronti. E diciamo che questa volta possiamo magari concludere il video con questa situazione qua. E siamo di nuovo impero di Alessandro Magno. Anche se molto sparpagliati, perché abbiamo la zona in Grecia, ci manca praticamente tutta l'Anatolia e ci siamo un po' sparpagliati qua per arrivare a prendere le province che ci servivano. Però in un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta, insomma, e posso essere contento di quello che abbiamo ottenuto. Tra l'altro abbiamo accorpato il nostro vassallo, non mi ricordavo più. Il nostro vassallo dell'inizio che non riuscivo mai ad accorpare. Allora, adesso che siamo impero di Alessandro, si chiede se Alessandria è realmente il miglior posto per essere a capo di un mondo ellenistico. Alcuni dicono che altre città potrebbero essere migliori per questo impegno. Tra l'altro io sono un bambino stupido. Di 4 anni, lol, ho concluso la guerra con un bambino di 4 anni. Allora, vediamo un po'. Pella, cioè in Macedonia, ci dà local population growth più 0,20, più, credo che sia uguale a tutte, eh? Solo che la cambia la città. Alexandria sul Nilo o Babilonia? Babilonia dov'è che è in questo momento? Babylon. Funziona sempre con F? Sì, Babilon.
No, l'altra. Ed è estremamente decentrata. Io direi che ci conviene tenere comunque Alessandria, che è la zona più centrale. E poi perché noi siamo nati come egiziani. L'ho già fatto. Perché mi rimane la decisione? Scusatemi. Ah, ok. Ok. E diciamo che ne sono davvero felice, anche se abbiamo cambiato colore. Beh, di sicuro è più bello di quel grigino che c'era prima, eh. È più o meno lo stesso colore che avevano i nostri compagni seleucidi. Vado. Allora, ci sono un sacco di gente in giro. Allora, qua tra l'altro sono super mega presi male per tutta la 090 per il deserto. Allora, scusate, in simple terrain ci sono dei posti dove non esplodi di morte. Allora, qua, qua e qua. Poi qua tutta questa fila qua è abbastanza tranquilla. Lui mi sa che sposterò qualcuno in su da quella zona. Ok, zero di attrito. Ma sì, accettiamo. Niente, comunque posso dire che questo episodio è concluso e con questo anche il nostro grande obiettivo. Spero di riuscire a concludere la campagna. Se tutto va bene, oggi registro gli ultimi episodi e ve li caricherò appena possibile. E niente, dalla 1.0 prima o poi passeremo a un'altra versione di Imperator Rome. Fatemi poi sapere nei commenti se per caso foste interessati a un cambio di gioco o un'altra partita, quale tipo di partita intraprendere. E niente, pensavo comunque di fare uno di portare uno strategico al posto di Imperator in caso. O Crusader Kings 2, perché il 3 ancora non l'ho acquistato. O Europa Universalis. O Hearts of Iron, non è solo un granché. O At the Gates. Boh, insomma, possiamo parlarne. Detto questo, io vi saluto. Ciao a tutti e buona giornata.